arriviamo a termine. Abbiamo il braccialetto portafortuna. Questo me l'ha regalato mia madre quando ho fatto l'esame a Rossellini. E il punto è che dietro c'è scritto, mi ha chiesto che cosa ci puoi scrivere. Che e non avete ancora visto niente, che è un riferimento perché il primo film sonoro della storia, la prima frase che viene detta è e non avete ancora sentito niente. E ce lo portiamo stasera perché proietteranno Azimuth e nel nostro braccialetto ci sarà scritto e non avete ancora visto niente. Carino. Forse me l'ha regalato anche mio padre, in realtà non è solo di mio padre. Te lo volevo dire. È la prima volta che lo metto perché lo volevo mettere in un'occasione di allora questo tipo. Allora troverò anch'io un aneddoto sui miei mille ninnoli. Solo che il mio è vero di aneddoto, il mio è proprio reale. No, allora anche questo è vero. Quando ho iniziato a girare Azimuth ho comprato un ciondolino con una collana ed è una macchina fotografica. Girala. Carina. Ops. Carina. Davvero anche questo sì. Aneddoto. Devo dare qual è l'aneddoto più bello? Ma non hai un aneddoto anche sulle scarpe di Dorothy? No. Però le ho prese strane, secondo me sono di portafortuna anche queste. Ah, stanno sotto. Ah, le hai tolte? Sì, okay. Perché via di freddi. Ma se vi state chiedendo, ma perché Lisa ha sempre un occhiale diverso in ogni ripresa? Questo è un altro aneddoto. Cosa? Sì, volevamo due caffè. Chiara, vuoi qualcosa tu? No, grazie. Sono salviette rinfrescanti! Io adoro le salviette rinfrescanti! Non le usi? Cioè ne fai collezione? Sì, infatti. Opa! In realtà da ora. Ah certo, perché proprio grazie a voi, amici miei, alle riprese che abbiamo fatto a Torino. Molti mi hanno scritto perché avevo questi occhiali pendenti. Abbiamo ricevuto numerose mail. Un po' di lamentela, un po' di supporto anche psicologico al fatto che avevo questi occhiali storti, quindi grazie a voi ho fatto questa scelta. Mi andavano così, non si riuscivano a raddrizzare. E quindi votate! Quale occhiale vi piace di più? Fateci sapere. Chiediamo intanto a chi è presente. Ma questi? Brava. Questi, indubbiamente questi. Questa è la risposta, perché rosso mi dona molto il mio colore. Il colore di Trenitalia. Esatto. È vero! No. Voi al ritorno fare sì. Vlog. Guarda che sì, carina, certo. Mi sta sbrogliando sì. Le mie matasse. Sto sbrogliando tu le matasse. Tu ce l'hai un portafortuna, amore, perché noi abbiamo fatto vedere i nostri portafortuni, i nostri ninnoli. Non lo so, i tuoi occhi. Anche io non riesco mica a guardare, non mi viene di guardare nel pallino. Ma io teoricamente portafortuna oggetti non ne ho, cioè ho dei piccoli riti che faccio un po' scaramantici. L'unico oggetto che mi sento di pensare come portafortuna è questo anello che mi ha regalato Emiliano un paio d'anni fa, che vero? Bravo. Te l'ho regalato in estate? No, era autunno, che un paio d'anni fa. Siamo entrati nel negozio, a me piaceva, ho detto dai, te lo regalo. È proprio qui il valore dell'oggetto, perché non era un'occasione, quindi era una cosa spontanea. Questo è il mio. È un braccialetto di Ops. Ah, no, sta niente. No. Sì, è un braccialetto che mi ha regalato Amoruccio. E salutiamo Amoruccio. Amore! Ciao! Sbrilluccica e quindi porta fortuna per forza, perché si sa che il glitter porta fortuna. Comunque io in realtà sono convinta di portarmi fortuna da sola, quindi non ho bisogno realmente. Capito? Sono io il mio portafortuna. Vabbè, scusate, io prendendo del mio braccialetto doveva essere il momento della lacrimuccia. Siamo tutti con la vita. Che ci fai? You said you would. There are tiny cracks of light underneath me, and you say I got it wrong. But I try hard to uncover them. I have somehow got away with everything. Anything you ever did was strictly by design, but you got it wrong. Ciao a tutti, sono molto felice di questo film e anche per me è un'opera prima.
sono stata in giro per la periferia di Roma circa un anno a riprendere sostanzialmente palazzi e quindi volevo un film senza persone. Poi in realtà al montaggio, insieme a Lisa di Gennaio, abbiamo scritto un film su quello che era venuto fuori e immaginando anche le vite di queste persone, e quindi è venuto fuori Azimut. Di visioni urbane era composta da Enrico Costa, Pamela Ferrari, Antonello Ghezzi, Alessio Lauria, Fabio Mantovani, Francesco Satta, Giuseppe Scandura, Claudio Sgarbi, fortunata da Luisa Bravo che abbiamo qui con noi. Sì, grazie. Ho un po' la voce bassa, ma spero mi sentirete. Siamo molto felici di partecipare con le nostre visioni urbane promosso dall'associazione culturale City Space Architecture, che lavora a livello internazionale sui temi dell'architettura, dell'urbanistica e dello spazio pubblico. Siamo molto felici perché in questa terza edizione abbiamo avuto comunque moltissimi cortometraggi di qualità. Il vincitore dell'edizione Visioni Urbane 2017 è Azimut. Come un vero e proprio attore sociale. Le atmosfere urbane intrecciano geometrie, linee e colori con momenti ripetitivi di vita quotidiana, soffermandosi in modo efficace su quello che della città non conosciamo. Grazie a tutti. Azimut è un cortometraggio che è stato molto impegnativo per me e anche un po' difficile. Quindi non mi aspettavo assolutamente. Questo è il primo premio. Questo festival è meraviglioso. Bocca al lupo. Andate avanti così, insomma. No, io in realtà mi sono emozionata da morire, ma è una delle emozioni più forti, infatti si vede anche dalla ripresa perché a un certo punto è tremolante. Abbiamo appena ordinato, siamo qui da Tostechi. Acqua naturale, io non sono ubriaca. Brava! Brava!